Ciao ragazzi qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi continuo io ad aprire le team box dei calciatori panini 2021 Simone ha aperto le prime tre e mi toccano ragazzi quelle con le cover più vecchie 8081, 7071 e l'ultima ovviamente 6061 la prima uh, Dunque partiremo da questa qui 8081 poi uh, in prossimi video vedrete anche queste Simone mi ha detto di fare così perché sta facendo in ordine decrescente quindi... Diamo un po' di continuità. Ora, per aprirla, non vedo nessuna apertura facilitata perché questo è semplicemente per appenderle. Quindi mi sa che l'aprirò da qui. Tanto non credo sia un grosso dramma. L'importante è che la team box si salvi. Eccola qua la nostra team box. Questo, ovviamente, è il prezzo 9,90 al posto di 12. E ovviamente poi la team box, ragazzi, è gratis, ed è la cosa più rilevante di tutte. Ecco qui il contenuto. Teambox veramente molto molto bella, devo dire la verità. Ci sta, è un bel prodotto quest'anno eh, che rimpiazza un po' quello che è il box deluxe. L'apertura non mi sembra molto facilitata, quindi ci proviamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qui. Questi sono, credo, i tre pacchetti in omaggio che Simone mi ha detto di non aprire perché ha in mente qualcosa per il futuro. Quindi non li apriremo, anche perché oltre a questi, e eh beh, ci sono tutti i pacchetti. 9 maggio che andremo ad aprire in questo video e sono molto molto curioso di vedere cosa si può trovare questa è la team box dove potete metterci le vostre doppie ora le, le card che ho aperto finora non le ho diciamo qui con me quindi non vi posso far vedere quante ce ne entrano non è particolarmente cicciotta come team box non potete aspettarvi di conservare le card che conservate in una team box adrenalin però comunque il suo lavoro sicuramente sì, lo fa io direi quindi di andare um, ad aprire questi pacchetti, partiamo, mi avete detto di chiacchierare di meno e spacchettare di più, sono perfettamente d'accordo, quindi andiamo subito a vedere il contenuto. Partendo subito con la Juve, con Danilo, eccolo qua, della Juventus, tre giocatori di Serie B. Poi abbiamo Niccolò Fabi, della Nazionale Cantanti, Hovejan... Scusate per la pronuncia, ma non lo conosco, ragazzi. Scamacca lui lo conosco sicuramente. Tatuaggio molto molto particolare e qui un codice top team. Vedete se volete usarlo, fate un po' come volete. Prossimo pacchetto, tra l'altro, non li ho contati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Più ovviamente i eh, tre pacchetti in omaggio. Devo dire, queste team box sono molto molto buone. Attenzione, andiamo con una bella maglia, eh. Maglia di. del Crotone! Maglia del Crotone, molto, molto bella. Ci mancava se non vado errato. Non so se l'ha già trovata Simone. Non credo, sinceramente. Altri tre, eh, tre giocatori di Serie B: Eccoli qua, altri tre. Poi abbiamo lo scudetto del Parma. Augello, Tommaso Augello. E il codice. Prossimo. Tra voglio chiedere scusa anche a nome di Simone per i vari errori, ragazzi, tra i nomi delle squadre di Serie B, eh, magari qualcosa che sbagliamo, sicuramente siamo un po' meno informati nel mondo del calcio rispetto mh, a quanto potevamo esserlo 3-4 anni fa, anche perché la Serie B non è proprio di nostra competenza, noi guardiamo soprattutto Serie A, quindi ci fa piacere che eh, ci aiutate diciamo, nei commenti a riconoscere le squadre se ce lo scrivete in massa anche se avete visto che l'hanno scritto già in tanti voi dire un po' ci mortificate perché già ragazzi degli errori possono, possono capitare ovviamente noi non siamo la non so la lega calcio comunque mh, non siamo tenuti a sapere ogni singola squadra ci può anche stare qualche, qualche errore questo giusto per chiarire perché poi ci dispiace vedere che siete in tanti a notarlo però comunque se vedete che qualcuno già ce l'ha segnalato magari potrete anche evitare comunque qui abbiamo la squadra del Genoa e la squadra del Torino Abbiamo Marcelo Brozovic con un bel capello, devo dire la verità. Kwame, anche lui eh, in termini di capelli molto bene. E anche il Petagnone, qui pacchetto pesante perché tre giocatori comunque abbastanza, abbastanza buoni diciamo. Petagna così e così, vediamo se, se riesce a ingranare un po' col Napoli. Attenzione che credo ancora Napoli e credo sia Lobotka a vedere dei capelli ed è proprio lui, indovinato. Stanislav Lobotka. Col Napoli stiamo andando abbastanza bene. Diciamo, stiamo trovando. Squadra della Sverona. Qui non sbaglio. Devo dire di no. Ancora Napoli con Politano. Eh, Politano, sì, ecco. Ora mi confonde. Sbaglio anche i giocatori della mia squadra di Lorenzo. Ovviamente, pellegrini di bala, ragazzi. Ma che pacchetto è stato? Cioè, scusatemi, Paolino di Bala, ragazzi. Best di questo pacchetto. Però, cioè, comunque Pellegrini, due del Napoli. Pacchetto, tanta tanta roba. Eh sì, questo, questo li vale sui 80 centesimi. Vado col prossimo. E eh, Tony F doppio, raga. Tony F doppio, eccolo qua. 777 nel pacchetto. <ride> Tanto me l'avete fatto notare voi. Io non avevo visto la maglia 777. <ride> Spettacolo. Poi abbiamo Matteo Gabbia del Milan. Magnanelli, Faraoni e due cover. Di uh, album dei calciatori Proseguiamo Credo sia Fiorentina Ed è Fiorentina Ed è uh, Martinez Quarta Difensore Gregor De Frel Leris Scudetto del Genoa E altre due cover Eccole qui Dai voglio qualcosa di, di caldo Anche se raga, di bala Penso che è la spacchettata del, del giorno, eh qui, squadra. Eh, calcio femminile, sicuramente. Ma perdonatemi, perché io questa SM Academy non la conosco, ragazzi. È veramente. Scusate, anche per lo sfogo di prima. Ma può capitare di non conoscere qualcosa? Ad esempio, mi sono confuso tra eh, Reggiana, Regina. E <ride> voglio dire, eh, mi, mi dispiace tanto, però, mh, non fateci troppo conto. Diciamo. Nel senso, correggetemi, ma... Può anche finire lì. Comunque, maglia del Milan. Reina. E eh, va un po' strano vederlo, tra l'altro, titolare alla Lazio. Però sì, ragazzi, dopo tanti anni al Napoli, ora... Eh, gioca la Lazio. Poi Jordan Veretù E Andrea Consigli. Stiamo trovando dei bei giocatori di Serie A. Devo dire la verità. Stiamo spacchettando tanta roba. Credo squadra del Napoli. Sì. Ho visto bene. Squadra del Napoli, tra l'altro... Per una volta, per un anno, i seggiolini belli sullo sfondo e non con quei, quei seggiolini eh, di quel colore scambiato, non, non so neanche definirlo, una specie di, di fucsia. Invece ora, devo dire, è stato fatto un bel lavoro. Quindi, una bella foto per i nostri giocatori. Tre giocatori di Serie B: Patrick Cutrone, Nicolas Viola, ditemi che è un tatuaggio, credo proprio di sì. Ok, mamma mia. Uh, ok. <ride> quasi come un trapper Veramente ci sta Tra l'altro ne ha uno anche qui e qui Cioè è fortissimo Poi eh, cover di, di album Ci mancano quattro pacchetti Dai sono andato abbastanza rapido Sto cercando di non chiacchierare troppo Ma di andare dritto ai pacchetti Ma mi sono perso una card ragazzi Mi sono perso Di Carmine Eccolo qua Poi Serie B. Tra l'altro ragazzi, sapete qual è il dramma di quest'anno? È che anche squadre di cui ho sempre conosciuto gli scudetti le hanno cambiati e cioè forse non lo so, li hanno cambiati tutti, perché è assurdo. Ho veramente difficoltà a riconoscere questo. Capisco che l'Empoli, ma lo leggo perché si legge molto molto a difficoltà. L'Empoli ha cambiato sicuramente scudetto perché non era eh, questo Scorzianni. Empoli scudetto che conosco, cioè ce l'ho presente. Comunque Andrea Poli, Caldirola Scudetto del Pisa, qui si legge bene. E codice per il top team. Allora, ancora Ellas, però ha vinto uno scudetto. Quindi sarà qualcuno di importante. Qualcuno che verrà dalla Juve. Mi sa che è Favilli. Se non vado errato, ma sì, è proprio lui, credo. Eh sì, è Andrea Favilli ha vinto. e eh, Non solo uno scudetto. Tra l'altro, praticamente non giocando alla Juve, però li mette nel suo palmares. Brescia che non cambia scudetto. Credo abbia cambiato recentemente, ma non. Dall'anno scorso perché lo riconosco bene L'ho scritto il Brescia Marchetti Vicario E Balog 2002 ragazzi Giovanissimo questo Su difensore ungherese Ultimi due pacchetti andiamo un po' E vediamo se Che questo non sono riuscito ad aprirlo Vuol dire che c'è qualcosa di potente Potentissimo si parte con la serie B Si parte con la serie B Tre giocatori Ah, Fabian Ruiz. Molto bene. Napoli. Siamo andati alla grande, devo dire in questo, in questo spacchettamento. Poi abbiamo l'uperto che in un certo senso è un po' del Napoli. Non credo se. Cioè, non credo. Non so se sta a titolo definitivo al crotone, oppure se è temporaneo. Però c'è proprio Luperto. Scudetto dello Spezia. Scudetto del Brescia e codice top team. Ecco qua il nostro pacchettino. E andiamo con l'ultimo. Siamo arrivati a 10 minuti. Spero di essere stato abbastanza rapido. Comunque, 12 pacchetti. Non sono proprio pochi. Ah, ecco qui. Lazio-Joachim Correa. Molto molto bene. Maglia del Bologna. Squadra dell'Atalanta. Ma proprio tutti tutti ci sono qui in questa foto. Due cover molto belle. Tra l'altro quella 2004-2005 veramente spettacolare a mio avviso. E Willan Cyprien. E beh, bel pacchettino anche questo. Abbiamo spaccato un bel po' di carte. Ragazzi, eh, vedete qua che pioggia. Quindi è stato un altro bello spacchettamento. Che dire, io spero che vi sia piaciuto. Devo dire la verità, abbiamo trovato tanta bella roba, quindi sono molto contento. Arriveranno presto anche nuovi video di altro materiale, altre collezioni. Quindi restate sintonizzati, lasciate un mi piace, un commento e noi ci vediamo alla prossima.